the same since I expired. Doesn't mean that I plan to retire. And now I have the power to breathe all of you in entertaining. Ho paura di registrarla male questo video. Sì. Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Sono Gabriele 7. Ragazzi, oggi ragazzi è un video diverso dal solito, perché in questo video andremo a esporre la storia della mia disabilità e cercherò più su gaming, su FNAF, sulle animazioni eccetera. Ma questa volta, per fare riferimento alla giornata mondiale, perché non parlarne? Perché in questo video vorrei farvi conoscere un lato di me che finora non avete mai conosciuto, ragazzi. Perché ragazzi, voi mi conoscete perché faccio gameplay, faccio skate e soprattutto animazioni. Vorrei iniziare con dire che io non c'è di like, andatemi a seguire qua su TikTok a raccontarvi quello che ho affrontato nel corso degli anni, da quando sono nato a fino ad oggi. Ne sono successi tanti, ragazzi, che è difficile elencarle tutte. Allora, non mi ricordo molto bene perché ero appena nato. Mi ricordo che quando ero piccolo, ero un fucile ancora, la mia prima operazione è stata alla mano sinistra, perché ragazzi, quando ero nato, io la mano ce l'avevo storta, tipo così, come una pianta morta. E quindi l'uomo che è stato operato a questa mano mi hanno messo un tutore che me lo sono portato dietro fino all'età di 12 anni. Io sono ancora in camera. Questo è il tutore che portavo quando ero piccolo. A fine questi strappi e ti mettevi la mano nel tutore. Quando ero piccolo, ancora ero un bambino, l'altra operazione con su mico è stato il palato. Io sono nato senza un palato e quindi loro hanno dovuto tappare il buco che avevo dentro la bocca costruendomi un palato nuovo. Infatti non posso farvelo vedere perché fa schifo nel video, però oggi ho un palato. Adesso se parlo così nel mio video, sapete, è normale, non è una cosa patologica. Un'altra operazione che ho avuto nel corso del tempo, dopo l'operazione al palato, è stato quello alla bocca. Avevo un male alla testa, dietro, e quindi dopo le varie analisi ho dovuto subire un altro intervento. Me l'hanno tolto sto dolore ed è passato tutto. Ma qual è il problema? Che dopo un po' di tempo mi è tornata. Mi ho dovuto di nuovo rioperarmi. Vabbè, alle medie non ho avuto interventi, non ho più avuto interventi per tutti i tre anni delle medie, fino alla fiscola. Per chi mi segue da tanti anni su Instagram, sapete che io
ai primi anni delle superiori avevo un opuscolo che giustamente mi gonfiava. Mi gonfiava la mezza faccia. Dopo le varie analisi ho dovuto fare un altro intervento. Il giorno in cui ho rilasciato Fringe Farnace Gracie, il terzo capitolo di Flipk, e me lo ricordo come fosse ieri, non volevo rilasciare il gioco prima mi esso operato, e quindi giustamente volevo giustamente rilasciare Fnaz, il terzo capitolo prima di suo operato. E pensate, ragazzi, che dopo l'operazione, dopo che mi sono svegliato dall'operazione alla fiscola, riapro YouTube e mi trovo l'Orchi lì che ha fatto il primo video gameplay su Farnace Eldritch. Lì, ragazzi, è stata un'emozione. Oggi come oggi, ripensandosi a quel momento, mi sono sentito sostenuto in quel momento. Quindi, Lordi, se stai guardando questo video, se l'hai fatto perché sapevi dell'operazione, del mio intervento, ti ringrazio con tutto il mio cuore. Allora, riguardo i poveri in ospedale, devo dire che ne ho avuti tanti di poveri, però mi ricordo che quando ero ancora un bambino, avevo 9-10 anni, non ricordo, mi ricordo solo che sono stato ricoverato a Firenze per quei giorni per vari controlli. Poi ovviamente ho avuto al primo anno delle superiori ricovero per via della fiscola. In quell'inverno ho avuto la polmonite bilaterale, la polmonite al primo anno. In inverno, pensate che culo. Allora, come ben sapete, ragazzi, un anno fa, quasi un anno fa, nel 2022, a marzo del 2022, ho avuto lo spalle italiano, non ho avuto la polmonite bilaterale nel marzo del 2022. Pochi giorni prima di essere portato in ambulanza, ho avuto la febbre a cavallo. La febbre non passava, non capiva, non capiva, non capivamo cos'era il problema. Fino a quando poi un giorno, notte, tra il 24 e il 25 marzo, io ero nel letto. Quando mi sono svegliato di notte, erano le 3 di notte, io tremavo, non riuscivo a tremare, lì ho pensato, c'era il freddo. Allora mi sono messo sotto le coperte al caldo, e nonostante che ero al caldo sotto le mie coperte, non smettevo di tremare. Allora mia madre è venuta in camera mia, mi ha visto tutto sbiancato, tremavo sbiancato, non riuscivo più a tremare, fino a quando poi mia madre era costretta a chiamare l'ambulanza. Come ben sapete, ragazzi, lì siamo ancora ai tempi del Covid. Lì mi sono spaventato perché c'è uno degli ambulatori aveva detto non lo mettiamo nel reparto Covid. Io, ragazzi, ero privo di sensi. Le mie orecchie purtroppo non hanno sentito il non, ma il resto della frase.
e quindi mi sono spaventato e mi sono messo a urlare. Dopodiché, il giorno dopo, la mattina, la situazione era molto grave, quindi loro mi hanno preso di fretta e mi hanno caccato le macchine più il catetere. Dopodiché, e lì mi portano una stanza singola. Sì, ho preferito singola. Dopo che mi hanno portato nella camera, nella sala di animazione, mi hanno attaccato le macchine. Lì ho sofferto come un cane, perché mi hanno dovuto farmi varie punture, vari prelievi, mi hanno attaccato le macchine. Sono stato confuso di animazione. Ragazzi, è una sensazione veramente orribile stare impalati nel letto, immobilizzato, attaccato alle macchine. È una sensazione veramente orrenda. Avevo il casco per respiratoria, se non ricordo male. Era un casco respiratoria, se non ricordo male. E ho sofferto lì ho avuto una depressione, quando io e mia madre giocavamo a quel gioco lì. Lì mi sono messo a piangere. Sapete cosa ho provato? Non solo ho pianto per la mia famiglia, non solo ho pianto per amore, ma ho pianto perché non mi aspettavo che, non volevo che mi capitasse questo. Non voglio che provate. Io ora sì, ho sofferto tanto questo giorno. Spero proprio minimamente che non provate la mia stessa sensazione. Non provate. E se siete ancora dei ragazzini, o se avete la mia età, o che avete 10 anni, qualunque età che avete, voi state guardando questo video, qualunque età giovanile che avete, e anche adulti, che anche i genitori, e spero che, mi auguro per voi che non proverete lo stesso dolore che ho avuto io. Vedendo dai risultati che la situazione stava pian piano migliorando, perché io non mi faccio problemi a farmi fare i prelievi, farmi mettere il casco, rispetto agli altri pazienti, io non mi faccio problemi. E quindi giustamente mi sono messo 8 giorni di animazione. Pian piano ho iniziato a migliorare. Poi ho avuto i primi giorni in cui sono riuscito a camminare. E poi a inizio aprile sono tornato a casa, sano e salvo. Poi, un anno dopo, nel 2023, all'inizio 2023, ho avuto il catetere. Che sapete benissimo dove me l'hanno dovuto mettere, perché avevo il ristagno nel corpo. E quindi il ristagno, col passare degli anni, stava salendo. E quindi, fino ad arrivare in quell'anno lì, nel 2023, ai polmoni. Piano piano mi stavo letteralmente spegnendo. E diciamo che ho avuto, o che mi mettavo al computer, o che mi mettevo sul divano,
in qualunque momento mi addormentavo, con faccia di sogno, diciamo, ad avere blocchi di sonno, che non erano blocchi di sonno, ma siccome quella situazione era una situazione abbastanza critica, mi hanno scoperto il ristagno che avevo in pancia, ero grigio, bianco. Infatti, ragazzi, avete notato che nei miei vecchi video avete visto, ragazzi, che io ero abbastanza gonfio, ero maffutello. Non ero consapevole di avere quel ristagno. Io forse non l'avete notato, ma neanche io, per carità, nemmeno io pensavo fosse una cosa normale. Pensavo fosse parte del mio aspetto fisico. Invece non era così, ragazzi. Subito dopo ho messo il catetere, in una bocca sola mi è caduta la febbre e in più ho ancora l'aspetto che ho oggi, perché mi vedo, ragazzi, che oggi sono meno sgonfiato, più rosa. Che io, nonostante questo, io sono stato bene. Ho passato momenti migliori, passato il mio momento, ho comunque continuato con i miei video, ho comunque continuato a seguire i miei sogni, ho continuato ad avere una vita normale, come tutti gli altri, con la differenza che io avevo un vicino impiantato in un posto che non posso dirlo su YouTube, perché sennò mi mando nel video. Poi a maggio, l'11 maggio del 2023, finalmente guarì da questo periodo. Alla fine, dopo qualche catetere, io pensavo di starmene tranquillo. No! Ho avuto due macchine per l'ossigeno. La prima sarebbe la macchina per la tosse, e l'altro per dormire, che è qui, in quel momento. Vedete? È una macchina da montare, praticamente. Ma lo monto da solo, non c'è bisogno che me la montano mamma e papà, perché comunque io ho questo. E poi, ragazzi, c'è la macchina per la Porsche, che ora me la tiro fuori, e la macchina per tirare fuori tutta la merda che ho nei polmoni. Questo è il montaggio della macchina, e qui è cerca procedura per avviare il tutto. Metti qua, così, le selezione, e boh. E poi, ragazzi, ho questo. La macchina, e poi, ragazzi, ho un'altra macchina per dormire la notte. Mi hanno scoperto che nel mio sangue c'era troppa anidride carbonica. E quindi, ragazzi, sono nella condizione in cui devo dormire con la macchina quella notte. Inizialmente non è stato molto semplice dormirci, ma poi, ragazzi, ci ho preso un'abitudine. Ah, poi vi voglio far vedere un'altra cosa, che nei miei video l'avete già visto. Porca troia, non vorrei che mi prendesse in testa. Oh, ok, è abbastanza pesantuccio. Il mio vecchio amico, il mio busto. Avete visto, ragazzi, che nei miei vecchi video mi si vedeva la parte sopra del metallo del mio busto. Si vede che questo busto l'ho avuto perché io sono nato con un problema al midollo spinale, qua dietro la schiena.
E quindi che se sarebbe aumentato ancora, gli avrebbe fatto la morte. E non sto scherzando, ragazzi. A febbraio del 2023 sono andato a fare la risonanza magnetica per la schiena. Miracolosamente era diminuita. Ma di tanto, ragazzi, quel problema non può essere guarita. O aumenta, stoppa. Rimane fermo. Invece lei c'è un miracolo. Non solo è diminuita, ma è sparita una parte del problema al midollo spinale. Dopo questo miracolo, dopo 4 anni e mezzo che me lo portavo dietro, l'ho tolta. Quindi ragazzi, questo video termina qui. Mi auguro per voi che non passiate le stesse sofferenze che ho avuto io. E ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Chi lo sa, magari sarà un gameplay. O sarà uno spiegherito. O un'animazione SFM. Ma ragazzi, nonostante tutto, io sono ancora qui. E quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video. E ciao ragazzi!